La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue, la prima volta e per sempre. Siamo all'Istituto Belardi di Marzocca di Senigallia e insieme ai ragazzi delle medie questa mattina abbiamo parlato di cittadinanza attiva. Chi è un cittadino attivo e che cosa fa? Abbiamo parlato di risparmio energetico, abbiamo parlato di donazione del sangue, abbiamo parlato di raccolta differenziata e di tutela dell'ambiente. Ma andiamo a vedere com'è andata. Quante persone risposero al primo appello di Vittorio Formentano nel 1927 per la costituzione dell'Avis? 5, 13, 17, 73. Risposero in 17. Quando scade una sacca di sangue? Dopo 6 mesi. Non ha scadenza. Dopo 15 giorni, dopo un mese. Dopo un mese, esattamente dopo 42 giorni, il sangue purtroppo non può essere più riutilizzato e deve essere buttato. E adesso parliamo di peso corporeo. Quant'è il peso minimo di un individuo per diventare donatore? 50 kg, 45 kg, 55 kg o 60 kg? Il peso minimo deve essere di 50 kg, bravi ragazzi! Durante una donazione, quanto sangue viene prelevato? 2 litri, 1 litro e mezzo, 1 litro, mezzo litro. Mezzo litro! E prima sentivo brusio e fermento e tutti la sapevate infatti. Cosa non va messo nella raccolta della plastica? I flaconi di detersivo, i vasetti dello yogurt, le bottiglie dell'acqua, i giocattoli. E infatti, se ci fate caso, tutti gli altri sono dei contenitori, quindi degli imballaggi e quindi possono essere separati e avviati a riciclo, mentre i giocattoli no. E quindi li dobbiamo buttare ancora nell'indifferenziato, purtroppo. Dove si butta la carta sporca della pizza? Nella plastica, nell'indifferenziata, nell'umido, nella carta. Il cartone della pizza, quando è sporco, lo dobbiamo buttare nell'umido. Dove butto un vecchio cellulare? Nell'indifferenziata. Lo porto all'isola ecologica, nell'umido, nella plastica. Tutto ciò che fa parte della tecnologia lo devo portare all'isola ecologica. Dove si butta il polistirolo? Nell'indifferenziata, nella plastica, nella carta, nell'umido. Fa parte di un imballaggio, quindi si ricicla, il polistirolo si butta nella plastica. Ne abbiamo le tasche piene. Di cosa? Parliamo di scontrini fiscali. E allora, la domanda è la seguente. Dove si butta lo scontrino fiscale?
nell'indifferenziata, nella carta, nel vetro, nella plastica. Lo scontrino fiscale lo buttiamo nell'indifferenziata, perché la sua carta non può essere avviata a riciclo. Chi sarà il vincitore? Sarà il team 3 o sarà il team 4? L'ansia sta crescendo in sala. E il vincitore è il team 3 della seconda B. Bravi ragazzi, bravissimi, con 4.627 punti siete riusciti a portare a casa il risultato. Bene. Quale oggetto è in vetro da imballaggio e va separato perché riciclabile? Pirofila da forno, pallone da calcio in vetro, bicchiere di cristallo, bottiglia di vetro per l'acqua. Tutti i contenitori come le bottiglie, i vasetti per la frutta o per le marmellate sono in vetro da imballaggio e possono essere differenziati. Andiamo allora avanti con la prossima domanda, anzi ci guardiamo questo video. Avete visto il video? E allora la domanda è la seguente. Cosa è stato correttamente conferito nel contenitore della plastica? Sacchetto delle patatine, cavo del computer, evidenziatore, giocattolo. La risposta era la numero 1, sacchetto delle patatine. E infatti l'immagine parla chiaramente. Quante volte si può riciclare un imballaggio di acciaio? 10 volte, infinite, 1000 volte o 75 volte? La risposta è infinite! L'acciaio si ricicla al 100% e all'infinito! Per smaltire un vecchio divano devo buttarlo in una zona di campagna poco frequentata, prenotare il ritiro al numero verde, lasciarlo di fianco al cassonetto oppure bruciarlo. Qualcuno ironicamente ha detto bruciarlo, in realtà la risposta corretta e anche la cosa migliore da fare è prenotare il ritiro al numero verde. Gli imballaggi in carta e cartone sono rinnovabili, riciclabili e i più utilizzati nel comparto alimentare. Sei tu il primo anello del ciclo del riciclo. Riduci sempre il volume degli imballaggi. Carta e cartone vengono trasportati al centro di selezione e vengono suddivisi e puliti sia con azione meccanica che manuale. La carta selezionata viene pressata in balle e trasportata in cartiera. Le balle di macero entrano in un enorme frullatore, dove le fibre mescolate con acqua si dividono e vengono trasformate in bobine di nuova carta riciclata. Ogni minuto in Italia si riciclano 10 tonnellate di carta, che diventano nuovi imballaggi, quaderni e cartellette. In 15 anni il riciclo della carta ha portato al risparmio di 54 milioni di tonnellate di CO2. In 15 anni quante tonnellate di CO2 si risparmiano? Solo qualche chilo. 54.000 tonnellate, 54 milioni di tonnellate, 540 milioni di tonnellate. Questa è una domanda che sembra facile, ma in realtà la risposta non è sempre scontata.
E la risposta era la numero 3, 54 milioni di tonnellate. E infatti, se vediamo il fotogramma, ce lo dice chiaramente: 54 milioni di tonnellate. È arrivato il momento di conoscere chi sarà il vincitore. Sarà il team 3 della terza B o il team 4 della terza B? Ed è il team 4 della terza B. Bravi ragazzi! E con questo momento di festa noi ci salutiamo, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue, la prima volta e per sempre.